Sì, arricchire di informazioni e conoscenze sul vostro bagaglio culturale. La saluto e grazie. Grazie. Allora. Noi siamo assolutamente impreparati, cioè non abbiamo organizzato nulla, non ci siamo preparati domande, quindi siamo... Bene. Bene. Assolutamente a rischio di... sarà più... una bella figura, sarà ancora più, più meritoria, certo. Quindi grazie e Silvano, che è un parlatore avvincente, abbiamo forse già litigato, vuole prendere la parola. Avete già litigato? Già litigato, sì. Bene. Integro il pensiero del preside, così chiaramente espresso, dicendo che io sono anche una persona che scrive, ma prima di essere scrittore io ritengo di avere l'ambizione di dire che sono un essere umano. Non so se voi siete consapevoli di cos'è un essere umano. Sapete cos'è un essere umano? Però prima di introdurci nell'argomento, io vorrei che voi ci regalate a tutta velocità, ognuno di voi vorrei che mi dicesse il suo nome e due parole su di sé. Cioè, mi chiamo Silvano, io comincio, mi chiamo Silvano e sono una persona permanentemente serena, punto. Tacca a te. Mi chiamo Jacopo e sono esuberante. Io. Mi chiamo Carlo e sono molto sereno anch'io. Mi chiamo Lorenzo e mi piace divertire. Mi chiamo Simone e anche a me piace. Sono Mirko e sono Vivace. Mi chiamo Mirko e sono Vivace. E dove? Mirko. Mi chiamo Mario e sono allegro. Meno allegro. No, dopo io sono lì. Abbiamo già il dottore dell'Egri. Mi chiamo Arianna e mi piace divertirmi. Arianna, sì. E tu? Io mi chiamo Eleonora e io sono serena. Serena? Francesca. Mi chiamo Francesca e anche io sono serena. E tu, bimba? Io mi chiamo Maria e vengo a scuola per viaggiare nel tempo ed avere 14 anni come loro per 6 ore alla settimana. Io mi chiamo Alessandra e sono abbastanza allegra. E mi chiamo Camilla e sono tranquilla. Camilla parla con tranquilla. Tu è? Io sono Stefano e non scherzo. Mi chiamo Salvatore e sono simpatico. Mi chiamo Martina e anche a me piace dire. A Salvatore sei simpatico. Senta che è una responsabilità. Una responsabilità essere simpatici. Mi chiamo Beatrice e sono una persona allegra. Senti, vogliamo eliminare mi chiamo, così facciamo più presto. Sono sempre Federico. No, io sono lei. No, Federico. Sì, sì, sì.
Ma tu l'hai già detto, quindi ti hai già detto, poi? Sono Giulia e sono tranquilla. Giulia tranquilla come Camilla, che fa pure lei. Sono Maera e sono Allegra. È carina perché ha detto io sono Maera e sono Allegra. Tu? Valentina, e io sono timida. E tu? Io Simona e sono curiosa. E sono chi lo sa? Sono Michele. Michele? E la mia premura è quella di mantenere l'armonia tra le persone che lavorano e studiano in questa scuola. Ah, capito. Tu? Io sono Rita e adoro i fiorellini azzurri. E tu? Io sono Alessandro e mi piace divertirmi. Io sono Stefano e mi piace il sorriso della gente. Ah. Ecco. Ah, è la colonna. Sono Gianna e sono sempre a cercare qualcosa. Anche la serenità, forse la serenità è la prima cosa che cerco. Bella classe. Meno male che fuori il prezzo così possiamo parlare. Ragazzi, allora, io con tutto il mio cuore aperto penso che esistano due tipi di galere. Le galere feroci e le galere gentili. Voi siete ospiti di una galera gentile, cioè voi siete imprigionati in questo luogo per un reato che non si sa qual è, dovete commesso, non so, questo vedremo se c'è o non c'è. Di fatto, nei reclusori, ovvero nelle galere, si cerca di spassarsi. Per esempio, molti di voi hanno detto, a me piace divertirmi. Divertirsi deriva da divergere, cioè mi piace allontanarmi, mi piace evadere, come dicono molti, no? E chi è che evade in genere? I carcerati. I vadi si divertono. Allora, i carcerati. Detto questo, siccome fra poco tornerà il preside, noi non potremo proseguire in questa analisi perché lui giustamente si vive in un modo diverso, anche la colonna forse. Comunque, una volta appurato questo, che voi non dovreste essere qui, ma dovreste star giocando in un magnifico parco, giusto? Procediamo con le domande. Punto. Avete qualcosa da chiedere sulla lettura che avete... Avete letto tutto Lettera che dice? Sì. Ecco. Allora, domande. Al volo, così, lo so che essendo a scuola non è facile fare domande, però nel senso che in genere dicono zitta te che non è il tuo turno. Allora, avanti, uno, dai. Una domanda su questo libro che avete letto, no? A cosa si è ispirato quando l'ha scritto? A cosa mi sono ispirato? Io ve lo dico sinceramente, è molto semplice, io ho vissuto e vivo una vita fiabesca, meravigliosa. E ho trasferito la mia vita, paro paro, a un popolo, il popolo kirghizo. Popolo? Kirghizo. Kirghizo. Perché ho scelto il popolo kirghizo e non il popolo svizzero? Perché gli svizzeri hanno tutto, ma hanno la più alta percentuale di suicidi. Se voi andate in Svizzera, vi accorgete, non sentirete nessun bambino che ride, non andate di casa. Perché io sto sempre arrivando. Allora, ho scelto il Kirghizi perché andando in Kirghizia, tanti anni fa, tutti i kirghizi che ho incontrato, ovunque, facevano così incontrandomi, no? Attenzione, sì o no? Ciao! E io dicevo, oh, questo caso mi avrebbe incontrato non so chissà dove. Invece no, tutti, pure i vecchietti, pure... Tutti. Il popolo kirghizo è stato il popolo a cui io ho attribuito questa vita fiabesca, ma da cosa deriva la mia vita fiabesca? Da tre elementi. Uno, che io
essendo il sesto figlio di una famiglia perfetta di MDF, sapete chi sono gli MDF? No. I morti da fame. Cioè, noi eravamo una famiglia esemplare di morti da fame, nel senso che io ho conosciuto il pane verso i 9 anni e mangiavamo invece solo un mucchietto di foglie di cavolfiore che la mia mamma andava a prendere perché i contadini le buttavano. E io ero convinto che l'umanità si cibasse di foglie di cavolfiore, no? Primo dato. Secondo dato, io ho vissuto un'infanzia a giocare, non sono andato a scuola fino a 11 anni e ho giocato sempre sulle montagne, i miei amici migliori erano i grilli, le talpe, le vipere, che sembra. Insomma, i miei amici erano gli abitanti del pianeta, ma non ragionieri, mariti, presidi, insegnanti, papi, no? Ma gatti, uccelli, cani, scritto. E ogni gatto che incontravo, miracolosamente, era un gatto. Non era un ragioniere che... un gatto che faceva i ragionieri, capito? Non era, non so, una rondine che faceva l'insegnante in una scuola di rondini, dove si insegnava le rondini a diventare galline. Non era questo. Allora, quando io sono arrivato a scuola, giustamente la maestra mi ha detto: vieni caro, siedi al tuo posto. Io che ormai ero convinto che il mio posto fosse dappertutto, ho detto questo è il mio posto. E allora molto gentilmente ho detto: no grazie, adesso non mi sento. E lei è passata dalla gentilezza all'autorevolezza finita e ha detto: cosa? Io ho fatto un attimo. Allora io ho detto in modo molto mite: magari fra un po', ma adesso proprio non mi sento. Allora, con una magia strana che io non ci sono mai spiegato, lei non era più là alla cattedra, ma era vicino a me e prendeva un mio orecchio, mi sollevava quasi 10 cm da terra e mi ha detto una frase straordinaria. Mi ha detto una frase che è stata la chiave della mia vita. Non vuoi imparare a stare seduto? E allora ti insegnerò a stare in ginocchio. E mi ha messo dietro la lavagna. Guardate che è tutto assolutamente autentico. L'ho messo anche in un libro. Vi parlo del 1947. Quindi un po' più su che fare. Bene, io sono svenuto. Sono svenuto e qui arriva il sogno. Posso darti in due parole il sogno? O no? O smetto? No. Il sogno era questo. Mamma mi prendeva, io ero piccolo, piccolissimo come un seme, la mia mamma vedeva che io ero immobile, diceva: lo dicevo io che se andava a scuola sarebbe morto. Lo dicevo, lo dicevo. E scavava una buchina e mi piantava sotto la terra. E miracolosamente nel sogno cresceva un enorme albero, una quercia secolare, enorme. E in fondo là c'era la maestra, poverina, che essendo la maestra così come vi ho descritto, gridava: no, l'albero della vita non deve crescere, non deve crescere. E cosa c'era? Sull'albero della vita c'erano grandi sfere di cristallo, con dentro ognuno un bambino. E queste sfere si posavano a terra, si aprivano e i bambini giocavano nel parco. E la maestra del sogno cercava di metterli tutti sotto la sua donna, ma non ci arrivava, non ci riusciva. E il gioco finiva nel mio sogno, che la maestra si sedeva e guardava i bambini che giocavano. Vi ho raccontato questa storia perché l'altro elemento, oltre all'MDF, per me è stato sempre quello della non dipendenza, della libertà interiore,
libertà. Allora, io da allora non ho più voluto sedermi, ovviamente, e allora mio papà, per farmi un regalino, mi ha tenuto a casa anche in seconda media, tutto un anno, io, eccetera, eccetera. Basta però, adesso basta parlare di me. Gli elementi di una vita fiabesca sono, paradossalmente, una capacità casuale di essere completamente estromessa, cioè cacciato fuori dagli schemi tradizionali. Mi sono spiegato? O no? No, eh? Allora, mettiamo, seduto! No, grazie, adesso non mi sento. Capito? Allora, lo schema tradizionale è seduto e tu ti siedi. Non ti trovi mai di fronte a una persona che dice no, grazie, adesso non mi sento. Ogni giorno o disegnavo, o scrivevo, o mi inventavo una storia, eccetera, eccetera, come facevo quando giocavo sulle colline insieme ai miei amici animali. No? Allora, questo patrimonio ha fatto sì che io, compiuti i 17 anni e ottenuto il diploma di maestro di scuola, mi dovete credere, ho ottenuto un diploma con la media dell'8,5 senza avere mai aperto un libro di scuola, anzi, senza possedere un libro di scuola. Ma mentre i miei compagni studiavano e non sapevano praticamente nulla, io imparavo. Che differenza c'è fra studiare e imparare? Imparare è come mangiare quando si ha fame. Studiare è come dire, ore 9 patate, ore 11 insalata, ore 12 bistecca. Lei in polaccia si difende, tu ti difenderesti, no? E allora la persona, l'ingozzatore con una voce angelica dice, ma guarda che se non ti nutri, no? Capito il contrasto che c'è? In realtà quando uno invece mangia perché ha fame può anche chiedersi di cosa ha fame. Oggi mi farei un'insalatina, non so se mi è capitata, oggi non ho passato riso, oggi riso, mettiamo, no? Questo chiedersi di cosa uno ha fame corrisponde anche in modo strutturale ai bisogni del vostro corpo. Il vostro corpo ha bisogno, mettiamo, non so, di proteine e vi dice, da oggi fate una bella bistecchina, così, capite? Madonna che buona sta bistecchina, noi è un capolavoro, ma non ve lo spiegheranno mai, non vi faranno mai capire che siete dei capolavori, sapete perché? Perché così vi compreranno per le lire. Se uno non sa di possedere un quadro, mettiamo, di Michelangelo, che vale migliaia di miliardi, magari lo adopera per metterci le tazzine del caffè, giusto? Ma se uno lo sa, perché se non lo sa va lì il solito imbroglione e gli dice me lo dai, metto un pezzo qua di tela, questa cosa qua, con la mano così, no? Ti do 1.000 euro, perché non sa che vale 1.000 milioni. Prendiamo qua la Gioconda. Qua la Gioconda e qua lui. No? Qua lui. Naturalmente appena io dico ragazzi questa è la Gioconda originale, voi. Oh! E non riuscivate neanche di avvicinarvi. Però quando io dicessi alla Gioconda, come ti chiami? Lei? Lui, Iacomo. Madonna, battuto 1-0, il capolavoro. Poi dire alla seconda, senti, capito che sei un capolavoro, però dai, muovi un po' la testa, lo so, fai un po' un giro, tirasi una mano, fammi vedere. Lei. Cammino. Madonna ragazzi! E così via, così via. Io vi garantisco che se io vado avanti arrivo a dirvi una cosa che nessuno vi dirà mai.
Nessuno vi dirà mai, sapete perché? Perché se ve la dicessero, voi avreste la certezza che in questo involucro è contenuto tutto l'universo. Pensate soltanto che lui contiene circa 5 litri di sangue, no? Quando sarà grande 16. Pensate soltanto che in un millilitro, cioè sapete cos'è un millilitro? Sì. Un millesimo di litro, giusto? Sì, ma tanto lo so che se ve lo chiedo non lo sapete. Lo so già, perché voi siete qui per non sapere, non per sapere. Capito? La differenza. Un conto è che voi veniate addestrati per non sapere. Allora, noi già 5 litri, o in un millilitro, cioè in un millesimo di litro dei suoi 5 litri di sale, ci sono 4 milioni e mezzo di globuli rossi. In uno di questi globuli rossi, uno, ci sono 300 milioni di molecole di emoglobina e 1,5 milioni di atomi di ossigeno. Avete capito la scala, no? Allora, 5 litri. Un millesimo di un litro, 4,5 milioni. In uno di questi globuli di 4,5 milioni sono contenuti 300. Pensate che casino. In che cosa? In uno. Poi dopo moltiplica per 4,5 milioni quello che ci siamo detti, vengono fuori cifre da infinito, non da universo. Inoltre, siccome lui capirebbe che ognuna di queste signorinette, che sono le molecole di emoglobina, ha un compito, sapete cosa fanno queste molecole? Appena lui respira, questi 300 milioni, ogni globulo rosso, tacchete, beccano una pallina di ossigeno e la portano ai polmoni. Notate che queste cose che vi sto dicendo voi le potete chiedere a qualsiasi medico laureato in Italia, non le sa. Non le sa neanche se ha fatto per 30 anni il medico, non sa nulla, perché anche il medico non deve sapere nulla di essere un capolavoro, perché se sapesse che è un capolavoro si rifiuterebbe in assoluto di essere solo un medico. Ma direbbe, ok, io sono medico, io sono preside, anche preside, anche medico. Ma non solo, chiaro? Ti potrei dire cose del tuo corpo che tu diresti, ma dai, non ci credi, Potrei dire a voi che avete una struttura cerebrale straordinaria, capace di qualsiasi cosa, se la lasciate andare come qualsiasi gattino di mio gatto. Sapete una delle caratteristiche, per esempio, dei gatti? Devi vedere al buio, ma i gatti allevati nella domesticità non vedono al buio. Nonne, poi c'è il gatto. Quelli che vengono cresciuti con tutte carte, col nastrino sul codino, con la cuccetta, eccetera. La dimensione dalla televisione. Ecco, esatto, infatti sia il gatto che te siete restati a vedere la televisione, ma non a vedere il miracolo del mondo. Capito? Comunque, detto questo, io potrei continuare questa, però tu hai capito quanto è complesso, ma avete capito quanto è complesso? Per fare una nostra ragazzino dei 4 anni che eravate voi, fatemi delle domande sulla Kirghizia, qualcosa che vi ha colpito di questo tipo, dai. Che quando uno arriva a 18 anni è impossibile. Cioè, qua è una cosa impossibile. Addirittura si suicidano. Voi siete addestrati a dire che è impossibile, no? Giusto? È un addestramento. Io però vi ho detto che ho trasferito a un popolo la mia vita di fiaba. E cioè io a 17 anni, andando venerdì a casa, mi sono regalato la mia vera casa, che è anche la vostra. Prego. Tu sei riferito proprio al popolo kirghiso? Cioè, perché praticamente mi guardavano in Kirghizia, cioè tutti gli abitanti, anche non conoscendomi, andavano là, ricordavano. Questo non ho capito, ma se si sa anche un altro popolo.
Così sì, che io. Certo, ci sarà anche un atto dolorosi. No, forse non ci siamo capiti. Io ho incontrato tutti i popoli della Terra. In America Latina vi dicono allo, como te vas? Ah, no, così gentili. Però non vi dicono allo, come te va? Capite che uno dice, ma cosa fai? Io ci ho mandato gli occhi insieme. Invece no. Capito? La differenza, capito la differenza? Ma lei, per esempio, mi ha detto, a 18 anni di arrivare a casa, ma non mi ha detto che i bambini giocano fino a 18 anni e sanno tutto, sanno sette lingue. Un paese dove gli esseri umani, avete incontrato un paese dove gli esseri umani sono contenti, sono sereni, giusto? E dai, che impressione ti ha fatto sto paese? Passiamo. Come è venuto in mente il fiorino azzurro? Il fiorellino azzurro va capito, eh? Non è che uno che si mette il fiorellino azzurro è disponibile ad andare con chi. No, sta comunicando ai propri simili che in lui sta avvenendo una festa meravigliosa, che è il desiderio di contattare, di incontrare nella tenerezza un altro essere umano. Lo sta comunicando. Per esempio, se incontra uno senza fiorellino, si incontra un altro col fiorellino e gli dice ciao, come va? Giusto? Perché ha deciso di scrivere il libro della divinità? Perché i miei simili mi fanno una profonda, inestimabile pena. Mi fa pena che voi siete chiusi nelle scuole, mi fa pena che i vostri genitori siano chiusi sul loro lavoro, mi fa pena che le vostre madri dicano a un certo punto al vostro papà non ti voglio vedere manco dipinto. Se queste cose mi fanno pena, allora io ho detto adesso provo a raccontare un paese che si può organizzare in pochi mesi e capire perché qua non è così. Capito? Intanto, quanto tempo abbiamo? No? Quello che vuoi. No, io voglio, loro devono pure. Cosa fate? No, ma adesso non ti fa. No. Allora, sì, nel senso che qualsiasi cosa è meglio della scuola, capisci? Ma non è che tu lo fai per amore per scoprire la verità, no? Ti ho spiegato che io ho trascritto paro paro la mia vita, cioè a 17 anni mi sono regalato la casa che era l'universo. Dopodiché lavorare, dovevo pur mangiare, no? Allora, lavare piatti per tre ore, però tre ore, lavare, nel senso che quando ho cominciato ad andare a lavorare a Londra, perché io sono scappato a Londra, per vedere la casa dove era nato Charlie Chaplin. Chi di voi conosce Charlie Chaplin? Charlotte. Due, tre. Dunque Charlotte è il primo film che mi dovrebbero far vedere all'età di 7 anni, quando mi trasformavo a vedere, perché Charlotte era un adulto di cui io mi fidavo, aveva i guanti bucati, le scarpe rotte, ma giocava sempre, faceva tutte le sue robine, poi lo trovavano che dormiva, c'è un bellissimo film di Charlotte dove inaugurano un monumento alla patria, tutto coperto in bianco, tutti i civili, tutte le persone impettite, tu ufficiale, no? Come vedete ogni tanto, giusto? Tirano la tenda del monumento e sotto c'è lui che dorme con le braccia della statua. E che lui dorme, mi ha detto come facevo io. Allora, mi sono regalato la casa, mi sono regalato di lavorare 3 ore al giorno, mi sono regalato tanti amici, il più possibile di amici, non due o uno, miseria, tanti amici, 1000 amici. Mi sono regalato di andare a vedere il capolavoro. E cioè, ripeti la domanda. Cioè, in confronto alle persone normali, detto il mondo, lei praticamente, tu sei, come si può dire, in un mondo a parte, un mondo disegnato, Io ti posso dare una risposta che so già che non capisci, ma te la dico lo stesso. Infatti io vivrei segregato nella libertà, perché anche la libertà in questo contesto sociale diventa una galera, se non avessi questa pratica quotidiana
di comunicare agli altri il senso della libertà. Allora divento un elemento essenziale della comunità. Io sono in contatto con 6 miliardi di persone che sono gli abitanti della Terra, che sono la mia vera famiglia. Voi avete una famigliucola così miserabile, padre, madre, zio, nonno, nome. Io ho 6 miliardi. Cosa ti rappresenta a te la tua vita, quella tavolata che a ogni volta che vanno a mangiare si sta progressando? Questo devo dire, lo devo, come idea, la devo al mio papà, il quale, essendo noi MDF, morte di fame, eccetera, però quando preparavamo il tavolo, perché ognuno lo preparava un giorno per preparare il tavolo, dovevamo aggiungere un piatto vuoto se per caso arrivava qualcuno e diceva: oh, raga, io ho fame, devo mangiare. Noi, avendo solo un po' di foglioline così, pensavamo se ci fregano pure queste, ce l'avevamo su un po' con questo piatto vuoto. Però è stata una cosa straordinaria, perché immaginavamo sempre che può venire un disastro, in quanto non potete sentire tutte le parole, perché intanto pensate che dovete scappare un figlio, che dovete fare, che quel ragazzino andate a guardare, chissà cosa pensa di te. Ognuno pensa agli affari suoi giustamente, e se ne frega della critica. Questo spiega perché voi non avete domande, giusto? Ma se io vi faccio domande su qualcosa che vi riguarda davvero, tipo, cos'è che ti piace mangiare? Hamburger. Ha visto che non ha detto? Non so. C'è una domanda? No, volevo dire, a me piace la carbonara. Addirittura precede la domanda, capito? Non è che uno di voi ha fatto così, cioè io la che dite veramente di niente di vero. Ricordatevi che la Kirghizia non è un paese lontano che non vi riguarda, è un modo di vivere, se volete, A, non ammalarvi mai, B, vivere una vita eterna, nel senso che se voi giocaste 12-13 ore al giorno, giocare non vuol dire soltanto fare... No, non è questo, giocare vuol dire inventare, esaminare. Ma tu, per esempio, hai mai visto un ragazzo che ti piace, che vorresti toccare? Sì o no? Mai visto? L'hai visto? Sì. L'hai visto? Sì. Tu sei qua? Sì. E chi è? Tu, è fantastico! Ma scusa, una domanda. Madonna, ma te ti dà fastidio se lei ti tocca? Ma non lo dice. Oh, no. Non gli dà fastidio se lo so. Non gli dà fastidio. A te ti dà fastidio se lui ti accarezza? No. No, non gli dà fastidio manco se tu lo accarezzi. Quindi magari. È fatta. Ma allora, visto che ha risposto subito alla domanda, visto... Papam, tum, tum, pum, pum. Mm. E tu? Hai adottato una ragazzetta che ti piace? Sì. Non lo sta qua. Non sta qua? No. Facciamo finta che è lui. Ah, come siete bravi a ridere ancora. Vedete cos'è un organo del corpo? Del vostro corpo? Giuriamo? Faccio anch'io. Pronti? Giuro. Giuro. E anche insieme a questo giuramento, che tutte le volte che voi vi sentite costretti a fare qualcosa, voi chiedete a voi stessi, prima che agli altri, ma perché io? Ma perché sono qua? Perché sto facendo questo? Tiriamo fuori questa magnifica età del perché. Voi quando avevate 3 anni chiedevate sempre perché. Perché la luna è rotonda, perché è tanto alla coda, perché le luci fanno capito? Dopo abbiamo spezzato le reni e abbiamo bloccato i perché. Ma voi adesso tac, te li riprendete. E la gentilezza. La gentilezza vi apre qualcosa. Quando tu ti viene che incontri lei e gli dai uno spintone, cosa che io non ti faccio adesso. Mi dai la così.
è perché tu non hai il coraggio di fare così. Altre domande? Dai, fuori poi domani, allora? Non avete tentato di chiedere? Avete tentato di chiedere? Allora, passiamo a questa cosa. Non ti preoccupare. Io vi lascio, lascio alla bibliotecaria, che è la bibliotecaria? La colonna. Lascio queste tre cose. Questo è il ballo degli invisibili, che sarebbero 92 racconti che si leggono in 3 minuti ciascuno. Poi vi lascio questo romanzo che si chiama Uova di garofano, che mi racconta di tutta la mia infanzia da morto di fame. E qui c'è il film. Quindi prima voi leggete il libro, scrivete una pagina sul libro e quella pagina lì sarà il biglietto che vi consente di vedere il film. Dite ai vostri genitori, oggi abbiamo incontrato una persona di 70 anni, perché io compio 70 anni, che vive normale con le sue cose, felice, capito? Thank you.